Finisce l'odissea di Marcello e Christian Burattini, gemelli di 35 anni dispersi nella zona del lago di Corvara nel tardo pomeriggio di sabato 15 novembre. I due, uno residente a Pescara e l'altro a Rocca di Papa, sono stati ritrovati intorno alle 9.45 di questa mattina, domenica 16 novembre, da una squadra della Protezione Civile che stava battendo la zona nord del lago di Corvara, quella che volge verso Todi. Perché è cambiato il tempo, era piuttosto sereno, è stato nuvoloso e cominciava a piovere e là non me la sono più sentita di tornare indietro perché c'erano dei passaggi un pochino complicati e c'avevo paura. Avanti non si poteva andare perché c'erano ugualmente dei passaggi così e non sono rimasto praticamente assolutamente bloccati là. Per superare uno di questi passaggi siamo finiti dentro al lago, quindi là anche i cellulari sono disattivati, avevo fatto in tempo a chiamare i carabinieri, però proprio due parole. Sappiamo che il tempo può cambiare improvvisamente, però sinceramente non ci siamo aspettati. E ieri sera quando avete sentito le sirene, non avete visto le luci? Noi l'abbiamo visto, chiamavamo, gridavamo, siamo qui, però probabilmente non ci hanno sentito. Io avevo detto, Mari, portate una barca, perché dove siamo? Non si può arrivare, a piedi sono più di 3 ore di cammino, non ci troverete mai senza barca. Però poi è caduta la chiamata, perché il cellulare ormai ha preso l'acqua, è durato poco. Dove avete passato la notte? Non ci siamo voluti addormentare perché avevamo paura di andare in ipotermia, perché pioveva di rotta, eravamo subito al lago, camminavamo, ci tenevamo stretti e pregavamo. Notevole e decisamente determinante l'impegno nelle ricerche dei vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri che per tutta la notte hanno battuto le sponde del lago alla ricerca dei dispersi, riuscendo a chiudere questa brutta avventura con il loro ritrovamento avvenuto appunto poche ore fa.